Dovremmo essere in diretta? Ci siamo, sì. Buongiorno a tutti, sono Federico Cacciari di Ottobock, specialista di prodotto Active Sports. E vi saluto tutti voi che piano piano vedo. Ah, ok, adesso vedo le visualizzazioni. Siete ben tre partecipanti per adesso, quattro. Ok, state salendo. Prendo un po' di tempo per lasciare tutti prendere posto in sala. Una sala virtuale oggi, è una diretta Facebook, è una cosa nuova per Ottobock, la diretta Facebook, e anche per me, nel senso che non ho mai fatto questo tipo di attività in diretta Facebook. Chiedo scusa magari per l'imbarazzo che vedete in me e magari certe modalità non troppo fluide, però insomma cerco mano a mano di fare in modo di essere il più possibile scorrevole e anche fruibile da voi che state guardando. Partiamo dal punto essenziale, distribuita per il territorio italiano da Ottobock Italia, e nella fattispecie parliamo di Momo. Momo, che è questo prodotto, giro la telecamera. Sono biciclette e tricicli vediamo se con questo va meglio, se è più stabile. Dicevo, biciclette e tricicli per diverse indicazioni di utilizzo. Adesso piano piano andremo a identificare quali sono le tipologie di prodotto differenti per differenti appunto utilizzi, soprattutto differenti tipi di utenti che potrebbero, diciamo, usufruire di questo prodotto. Parto dire un po' quali erano secondo me le modalità di fruizione della diretta, ovvero io mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe che fosse una diretta interattiva. Io qui sul display del mio cellulare vedo i commenti che voi potete scrivermi in diretta. In realtà sappiate che c'è una latenza di circa 10 secondi fra quello che io sto dicendo e quando l'ho arrivato ad ascoltare voi. Però diciamo è praticamente immediato, quindi se avete delle domande potete farle in diretta, magari aspettate che vi dica io quando è il momento di farle, nel senso che non posso proprio leggerle immediatamente e quindi magari durante la diretta battezzerò due o tre punti in cui potete fare domande, voi intanto ve le segnate, ve le tenete da parte, poi dopo quando vi dico di farle le potete fare. Bene, iniziamo la presentazione vera e propriamente. Abbiamo detto che l'argomento è quello di biciclette e tricicli Momo Shookman, che sono quelli che vedete qui disposti in sala. Prima di tutto, quello di cui vorrei parlare e discutere è perché utilizzare un dispositivo del genere. La risposta è facile, diciamo che non sono io che ve lo devo spiegare in primis, sicuramente ci sarete già arrivati da soli, però giusto così per fare un'introduzione, ne parlo 2 secondi. Il primo sicuramente non è un motivo unico, sicuramente sono più motivi che vanno poi dopo a unirsi insieme. La cosa che viene principalmente in mente è quella che il triciclo o bicicletta di questo tipo è un qualcosa che serve per il tempo libero, per il gioco, nomi diversi per età diverse, diciamo così, quindi un qualcosa legato appunto al proprio divertimento, possiamo dire. In secondo luogo, l'altra cosa che viene sicuramente subito in mente è quella del fare attività fisica. Sappiamo bene tutti i benefici dell'attività fisica, non solo benefici fisici, ma anche benefici psicologici, quindi si apre anche qui un mondo di strade. Diciamo che le due cose vanno di pari passo e diciamo alimentano l'un l'altra.
ovvero attraverso attività ludica o comunque il passarsi il tempo, fare qualcosa di divertente, si può fare allo stesso tempo attività fisica e qualcosa che sia quindi anche utile per la propria, per il proprio benessere in generale. Dico alcuni aspetti banali, ad esempio andare in bicicletta può sviluppare sia forza motoria, ovviamente io parlo in senso lato e parlo comunque sapendo che la molteplicità di casi non è sicuramente, non può essere magari corretta per tutti i possibili utenti che possono usufruire di questo genere di prodotto. E comunque, ripartendo, attività fisica può permettere di fare potenziamento muscolare, può permettere di fare allungamento tendineo, allungamento muscolare in generale, ma è molto importante anche per la propriocezione, ovvero capire dove si è nello spazio, sviluppare diciamo una diversa esperienza in una posizione magari di guida differente da quello che è il solito. Può essere camminare, ma può essere anche ad esempio stare in carrozzina diverse ore al giorno e diciamo l'unico proprio modo di locomozione e può essere diciamo rivisto andando a fare locomozione tramite tutta un'altra postura e tutto un altro modo di muoversi nell'ambiente. Questi sono solo alcuni, diciamo, dei più importanti benefici che può dare l'attività con biciclette e tricicli. Dico sempre biciclette e tricicli perché sono due cose ben distinte. Ora cambio l'inquadratura. Vedete qui abbiamo ad esempio una bicicletta con gli stabilizzatori e abbiamo più o meno, diciamo, delle stesse dimensioni, un triciclo con tre ruote, quindi tre ruote grandi, quindi bicicletta, due ruote grandi e due stabilizzatori là dietro, triciclo con tre ruote grandi. Qual è l'indicazione di scelta fra l'una e l'altra? Allora, premesso che non esistono una teoria, diciamo, discriminante che fa avere, diciamo, la certezza che si stia facendo la scelta giusta. Diciamo che ci si può arrivare facendo una considerazione di diversi aspetti. Sicuramente il triciclo è la soluzione più stabile, ovvero grazie alla propria geometria, allo studio del telaio in generale e a tutto quello che si può poi montare sopra, il triciclo è quello che consente di far, diciamo, pedalare. E poter gestire il prodotto dalle più svariate tipologie di utenti. La bicicletta, da questo punto di vista, è un po' più selettiva perché è un pochino meno stabile del triciclo. Ha però delle peculiarità, perché altrimenti uno dice, beh, allora se il triciclo è meglio dal punto di vista della fruizione, perché avere anche la bicicletta? La bicicletta ha degli altri pregi, che sono quello di essere sicuramente più scorrevole, perché non è completamente, diciamo, stabilizzato sui due stabilizzatori, ma ha principalmente tutti i pesi sulle due ruote grandi, quindi a livello di scorrevolezza si ha una pedalata sicuramente più scorrevole. E quindi in funzione di lunghe percorrenze, eccetera, eccetera, è sicuramente più prestante. Gli stabilizzatori sono un po' meno ingombranti e soprattutto, volendo, come in questo caso, sono removibili grazie all'utilizzo degli appositi dispositivi per togliere le ruote. Perché? Perché ad esempio potrebbe esserci l'occasione di doverla trasportare in auto ed è sicuramente quindi più facile trasportare una bicicletta rimuovendo i propri stabilizzatori che un triciclo che ha invece la propria struttura e così è, e così rimane. Quindi fondamentalmente questi sono i due pregi della bicicletta rispetto al triciclo. Difetti, come vi ho detto, stabilità un po' minore. Attenzione, stabilità minore non vuol dire che è una cosa pericolosa da utilizzare. Anche perché gli stabilizzatori di questa bicicletta sono pensati per essere dinamici, non sono due stabilizzatori rigidi, sono dotati di molle
un attimo che controllo se sono inquadrato bene. Sì, si dovrebbe vedere. Sono dotati di molle e queste molle appunto flettono e diciamo portano più in là, tra virgolette, il punto di sbilanciamento su una delle due ruotine stabilizzatrici. Quindi come vedete io se anche forzo il tentativo di ribaltamento laterale, loro si adeguano al mio sforzo e fanno sì che comunque io sia in una condizione di stabilità. Questo perché ci possono essere buche a spinta del terreno che possono portare, diciamo, a dare continui sussulti e quindi se gli stabilizzatori fossero fissi porterebbero ad avere facilmente un ribaltamento laterale. Attenzione però, come vedete, mentre io sto facendo i miei sbilanciamenti, sto controbilanciando con il mio tronco. E questa direi che è una condizione abbastanza, anzi forse la condizione più importante da tenere in considerazione quando si fa la scelta di bicicletta o triciclo, ovvero ho il controllo del tronco seppur parziale, seppur con alcune limitazioni, nel senso posso comunque anche su questo telaio andare ad apportare stabilizzatori per il bacino, eccetera, eccetera, tutti i vari accessori li posso applicare anche qui. Ma qui, essendo un telaio meno stabile, proprio perché è solo stabilizzato da due piccoli stabilizzatori, devo avere un minimo di controllo del tronco, altrimenti devo per forza andare su una condizione completamente stabile, che è quella del triciclo, e che poi dopo nello specifico andrò ad analizzare. Ok, un attimo che contemplo giusto qualche commento per vedere che si senta, che non sia qualcuno che mi dica che non si sente. No, ok, direi che sembra essere tutto a posto. Vedo che siete anche in un bel po' in diretta, quindi mi fa piacere. Ora che ho spiegato, diciamo, grossolanamente quali sono le differenze fra i due telai, vado ad addentrarmi più nello specifico e mi addentro nel triciclo. Ora ve li faccio vedere ancora un attimo a confronto, perché come vedete la parte di telaio anteriore è completamente comune fra l'uno e l'altro, quindi tutto il telaio che arriva fino al tubo sella per intenderci. Dopo cambia il carro posteriore. Mi focalizzerò sul triciclo proprio perché è quello che permette molteplici variabili, è quello, diciamo, che ha bisogno di più spiegazioni tecniche. E diciamo che da quello che spiego poi sul triciclo, la semplificazione di tutte le possibilità sul triciclo la trovate anche sulla bicicletta. Quindi partiamo. Ora mi sposto ad inquadrare la presentazione sul computer. Scusate un attimo. Scusate, ho una voce fuori campo, se volete salutare a debita distanza per il droplets Roberto, che è qui, che nel caso abbia bisogno di riprese mi dà una mano. E vi saluta, ovviamente, tanto. Vuoi dire qualcosa, Robby? Ai nostri Salve. salute e basta. Okay. Allora, ho parlato di stabilità del telaio del triciclo. Ora vi spiego perché questo telaio è veramente stabile. È stato fatto uno studio in fase di progettazione del telaio sulla distribuzione dei pesi per fare in modo che appunto il peso corporeo dell'utilizzatore fosse un vantaggio per la stabilità totale. Quindi il tubo sella che va a diciamo porsi in prossimità di dove c'è il movimento centrale, che è ovvero il centro di rotazione dei pedali, è posto un pochino più in basso rispetto ai centri delle ruote anteriori e posteriori. Questo fa sì che io quando vado a caricare il mio peso sul sellino, vado a scaricare poi il peso in un punto che è più in basso rispetto al centro delle ruote anteriori e posteriori. Questo fa sì che mi va a dare un peso di stabilizzazione, chiamiamolo così. Probabilmente gli ingegneri meccanici, eccetera, eccetera, avranno qualcosa da ridire sui miei termini tecnici, però diciamo il concetto di base è quello.
Quindi, in sostanza, andandolo a tradurre sul triciclo vero e proprio, lo vedete qua, quando io vado su il triciclo e vado a cercare di oscillare come ho fatto con la bicicletta prima, con gli stabilizzatori, vedete che il triciclo rimane sempre stabile, anche se io per assurdo vado a sforzarmi. Come vedete, sono sulla bicicletta, ma con il resto del mio peso sto cercando, diciamo, di uscire da lei sul triciclo, e vedete che il triciclo comunque rimane stabile. E cosa molto importante anche per l'accesso al triciclo. Vedete qui c'è un punto ribassato, bello ampio, dove io posso andare a fare la salita e la discesa dal triciclo. La posso andare a fare in sicurezza perché ho un freno di stazionamento che mi permette al triciclo di stare fermo e adesso passo di qua perché in questo caso i pedali sono orientati così, posso avvicinarmi al triciclo, aggrapparmi ad esso, lui è stabile proprio perché è frenato e proprio per la sua geometria, posso andarmi a posizionare appunto in salita, posso aggrapparmi al manubrio e fare tutta la forza che voglio per salire sul triciclo proprio perché lui è stabile e rimane lì. Quindi anche, diciamo, nei casi in cui si riesce a fare la salita e la discesa del triciclo in autonomia, questo lo si può fare, si può dire, diciamo, con una buona, veramente buona sicurezza in termini di stabilità. La stabilità è data anche dal passo del triciclo. Questo è il triciclo più grande, è il triciclo da 26 pollici di altre ruote, e vedete che come passo, adesso le proporzioni magari si fa fatica a vedere dal video, comunque ha un passo paragonabile a quello di una bicicletta normale, e anche questo aiuta ad avere una buona stabilità ed anche una buona scorrevolezza in manovra. Questo per quanto riguarda la stabilità. Detto questo, addentriamoci invece nelle misure. Prendo di nuovo la telecamera e inquadro il computer. Questa è la tabella misure dei tricicli. Come vedete, sono ben 6 misure. Si parte dalla più piccola, dove il numero indica il numero di pollici della bicicletta. Si parte da 12 pollici e si arriva fino a 26 pollici XL. Ogni misura ovviamente ha un range di regolazione di altezza sella, che è, diciamo, la misura cruciale per identificare una determinata misura per la misura corretta, diciamo, per l'utilizzatore. La misura più importante di conseguenza è la misura A, ovvero la misura distanza fra il pedale e la sella, che si traduce nell'utilizzatore distanza del cavallo, fra virgolette, ovvero cavo inguinale sotto tallone. E questa misura la si riporta poi dopo, quindi la si prende sull'utente, la si riporta nella tabella e si vede in base al range di misura quale potrebbe essere la misura giusta. Dico potrebbe perché, come vedete, le misure spesso si incrociano. Ad esempio, la 12 pollici, vedete 30, 38. Scusate, la 16 pollici vedete 42, 51, 50, 64, eccetera, eccetera. Perché si possono fare anche pensieri di prenderla, diciamo, in crescere fino a un certo punto, fra virgolette. Quindi magari optare per una misura più grande se si è in fase di piena crescita, diciamo così, come vuole il buon senso. Primo punto della messa in sella è quella della scelta della corretta misura. Seconda scelta, banalmente, scegliere quale sella. Ci sono varie tipologie di selle, come vedete, con varie forme, alcune sono montate sui campioni che vedete qui. E la cosa più importante è in realtà il regolatore di profondità, diciamo così, della sella. Questo sistema T, che lo potete vedere dal vivo qui su questa bicicletta, su questo triciclo,
vedete, normalmente la regolazione di base di una bicicletta normale, del selino di una bicicletta normale, sarebbe semplicemente questa regolazione. A questa io posso aggiungere con questo sistema T questo altro supporto molto più lungo che permette molta più regolazione anteroposteriore. Attenzione che questa regolazione non deve essere una regolazione per arrivare meglio al manubrio, deve essere una regolazione per poter pedalare meglio. E questo è cruciale, perché andare a usare questa regolazione per avvicinarsi il più possibile al manubrio rischia poi di andare a compromettere un buon raggiungimento del pedale. Raggiungimento dei pedali, che può essere, diciamo, modificato rispetto allo standard grazie ai vari dispositivi di BL per i pedali. Questo è un pedale di una bicicletta, di un triciclo, mi sembra da 12 o da 16. Sarebbe la sua pedivella normale, questo è il fulcro, quindi l'attacco al movimento centrale, e questo sarebbe il punto in cui si attacca normalmente il pedale. Se da una delle due parti, ad esempio, o da entrambe le parti, io ho una limitazione articolare che non permette di avere un punto minimo e un punto massimo così distanti fra loro, quindi una pedalata così ampia come, diciamo, mi consente l'utilizzo della pedivella standard, posso andare a ridurre grazie all'utilizzo di appositi riduttori come questo, si vanno ad applicare alla pedivella. Qui dove vedete questa vite si va a applicare il pedale e dopo, grazie a questa vite, io vado a regolare il punto di attacco del pedale rispetto alla pedivella. Ovviamente, più sto vicino al fulcro, più avrò una pedalata stretta, fra virgolette, più mi allontano dal fulcro, più avrò una pedalata larga. Questo è sempre per fare la stessa cosa, ma in maniera un po' diversa, quindi è a step, non è continua, ma se ha, diciamo, un'ampiezza di regolazione un pelo maggiore, fino ad arrivare alla biella più complessa, ovvero la doppia biella, che è quella che vedete qui, con la regolazione sulla pedivella, la regolazione dell'attacco del pedale in uno dei diversi fori. La doppia biella fa sì che il pedale sia totalmente libero, quindi quando io vado a fare la pedalata con l'arto controlaterale, l'altro pedale invece rimane completamente fisso. Quindi io in questo caso sto pedalando solamente con il piede sinistro, quindi io pedalo, vedete che il pedale destro rimane completamente fermo. E questo è il caso in cui si ha, ad esempio, un blocco articolare totale da una delle due parti che rende impossibile qualsiasi tipo di movimento da parte di uno, un arto rispetto all'altro. Ovviamente la doppia biella dalla parte sia sinistra che destra è inutilizzabile perché non si pedala più a quel punto. Andiamo avanti. Quindi abbiamo fatto la regolazione dell'altezza della sella determinando la misura del telaio, abbiamo regolato la distanza della sella rispetto ai pedali tenendo in considerazione delle eventuali limitazioni articolari. Ora passiamo alla scelta invece del controllo del tronco. Può essercene bisogno, può non essercene bisogno. Nel caso ce ne siano bisogno, ci sono fondamentalmente due tipi di controllo di tronco diverso. Un tipo dinamico e un tipo fisso. Mi avvicino ora ai due tipi differenti per farveli vedere più dal vivo, anche se dal vivo è una parola un po' così esagerata per la circostanza. Vedete, qua sono montati entrambi perché si possono montare entrambi. E sono montati incrociati, nel senso che vedete sullo stesso supporto è montato un fisso e un dinamico. Quello dinamico è quello sotto, vedete una scocca d'alluminio di una larghezza X che viene scelta in fase di ordine, ci sono quattro misure differenti. La parte invece anteriore di imbottitura viene detta dinamica proprio perché è svincolata lateralmente dalle alette e si autoaggiusta mediante al velcro anteriore. La parte rigida invece, il supporto fisso, chiamiamolo così, di tronco, è una scocca sempre d'alluminio, regolabile in larghezza, dove però le alette,
vedete, sono molto avvolgenti, sono completamente fisse, alle quali si può sempre però andare a applicare dei cinturini per stabilizzare il tronco. Volendo a questo genere di supporto, se preso più lungo, si può addirittura andare a appoggiare un poggia testa, nei casi, diciamo, chiamiamoli limite, nel quale ci sia bisogno anche di avere un supporto per il capo. Una volta stabilizzato il tronco, arriviamo alla stabilizzazione posturale più importante, proprio perché stiamo parlando di pedalata, arriviamo ai pedali. Il pedale standard in dotazione base è il pedale flat, classico, quindi un pedale molto semplice, che può essere, nella quasi totalità dei casi, sostituito da altri pedali più specifici, pedale tipo ciclette con un semplice cinturino superiore, pedale tipo ciclista, che è quello che vedete qui, che è dotato di un peso sottostante per stare in posizione base, quindi sempre in posizione di utilizzo, anche senza il piede appoggiato sopra, altrimenti il pedale per gravità andrebbe sempre a porsi sotto sopra. Questi sono i più semplici, poi si hanno i vari sandali posturali, sandalo semplice, quindi compresa solo sotto la pianta, fino ad arrivare a sandali più complessi, come ad esempio questo, come vedete. Ovviamente tutti i sandali sono disponibili in almeno tre misure. Un sandalo un po' più complesso con anche la presa posteriore. Questo in particolare, questo modello, è inedito perché la presa posteriore non è fissa, è fulcrata al centro e ha la possibilità di muoversi tanto quanto io glielo permetto grazie a questi due stantuffi che sono regolabili. E questo dà un grande aiuto perché da un lato stabilizza posteriormente il polpaccio, dall'altro però permette di avere un minimo di movimento funzionale che aiuta sì ad avere una postura corretta dell'arto inferiore, ma una postura che sia anche funzionale. Fra l'altro questo dispositivo può essere utilizzato per partire magari un utilizzo inizialmente con ampio margine di oscillazione, poi piano piano, magari grazie appunto all'esercizio in bicicletta, andarlo sempre di più a bloccare, fra virgolette, preciso a 90 gradi, proprio nell'utilizzo nel tempo, grazie all'attività fisica e ai benefici da essa tratti. Ok. Da adesso in poi direi che potete fare qualche domanda, perché ho già detto un po' di informazioni, quindi se ci sono alcune domande, vedo che qualcuno chiede, bellissimo, dove si può trovare. So che c'è qualche collega in diretta, magari su queste informazioni più pratiche possono rispondere direttamente i miei colleghi. Ok. Andando avanti, arriviamo, abbiamo fatto, diciamo, idealmente la nostra messa in sella allineata, ed è importante che sia una messa in sella corretta, perché se è una cosa positiva fare attività fisica, lo possiamo dire in maniera, diciamo, generica e generale, è altrettanto corretto dire che se si fa un'attività fisica in modo sbagliato diventa una cosa invece altamente scorretta. Quindi è importante avere un corretto allineamento, diciamo, di tutti i segmenti corporei, proprio per poter fare un'attività fisica che sia corretta e che quindi porti a dei benefici invece che addirittura al contrario. Ecco quindi che allora non sarebbe intelligente, come dicevo all'inizio, vanificare tutti gli aspetti di messa in sella corretta sul triciclo. Non sarebbe corretto andargli a sballare perché magari si ha difficoltà a raggiungere con gli arti superiori il manubrio, e quindi andando ad agire sulla regolazione in profondità della sella, andando così, diciamo, a sballare, fra virgolette, tutti i rapporti che abbiamo, diciamo, studiato sul raggiungimento dei pedali. Ecco che allora ci vengono in aiuto varie tipologie di sterzo. Prima di tutto, tutti i tricicli e biciclette Schuckmann sono dotati dello stem regolabile,
ve lo faccio vedere qua perché è più comodo. Lo stem non è altro che questo componente della bicicletta che grazie a questo sistema di regolazione può essere regolato in inclinazione, di conseguenza anche in profondità. Ogni bicicletta ha una parte di tubo interna alla serie sterzo che permette di avere una regolazione di circa 10 cm di altezza a prescindere dalla regolazione dello stem. Oltre a questo, che come vedete già qui che è regolato diciamo tutto dritto, si ha un recupero di profondità. Se questo recupero di profondità non dovesse bastare, ci sono i manubri di altre forme, tipo quello tondo. Questo è quello tondo misura 1, volendocene uno addirittura più grande, che fa un raggio ancora più aperto. Potete vedere da sopra quanto la distanza fra il collegamento dello sterzo e il sellino sia ravvicinata proprio grazie all'uso di questo manubrio che è tondo, e vedete che la distanza fra manubrio e sellino si è ampiamente ridotta. Come vedete ci sono poi anche altre forme di manubrio, c'è il manubrio Turing che è questo qui, manubrio che anche questo fa guadagnare qualche centimetro di profondità, è un manubrio diciamo più se vogliamo per l'adulto rispetto che per l'età pediatrica, è un manubrio che viene molto buono anche nei casi in cui si ha bisogno di più punti di appoggio da parte dell'utilizzatore, oppure un manubrio che aiuta nel qual caso si abbia l'esigenza di dover magari indirizzare una terza persona abbia l'esigenza di indirizzare l'utilizzatore del triciclo in alcuni tratti brevi o lunghi che siano, quindi uno l'utilizzatore magari ha l'impugnatura qui mentre magari l'assistente può utilizzare questa parte del manubrio per governare il triciclo. Vediamo poi che in realtà per le misure pediatriche soprattutto ci sono soluzioni migliori diciamo, rispetto a queste più o meglio fatte apposta per far guidare a terze persone il triciclo. Altri accessori sempre per manubrio, il freno a spinta, quindi un freno circolare che viene azionato tramite spinta e quindi senza dover utilizzare diciamo, il tiro. Freno ribaltato, anche questo per essere utilizzato a spinta, e un accessorio molto semplice quanto utile che è quello della polsiera, spesso applicata a manubri diciamo chiusi, manubri chiusi, qui ho un manubrio rotondo, questa è la mia polsiera, ve la faccio vedere aperta, è una cosa molto semplice, si applica al polso, faccio un minimo di peso, comunque faccio chiudere le dita attorno al manubrio e grazie alla parte superiore vado a stringere la polsiera che vedete fa rimanere diciamo il pugno completamente stretto attorno al manubrio, così diciamo non cade e è sempre vincolato al manubrio. Consigliabile ad un utilizzo diciamo solo da una delle due parti per avere diciamo la possibilità grazie all'altra mano di essere svincolata, di svincolare diciamo la parte legata, almeno per quando lo si utilizza diciamo da soli. La cosa non vale se l'utilizzo viene fatto diciamo accompagnati. Sempre in zona sterzo, vari accessori per lo sterzo. Uno è di serie ed è il limitatore di sterzata. La molla di sterzo. Questa molla qui è una molla che permette allo sterzo di stare sempre abbastanza centrato rispetto al telaio. Questo serve perché se questa molla non ci fosse, per gravità, lo sterzo andrebbe sempre a girarsi di 90 gradi e andare a compromettere la salita in autonomia al triciclo. Grazie a questa molla invece lo sterzo rimane sempre, come vedete, più o meno dritto e permette di avere sempre un accesso libero e sicuro.
Il secondo accessorio invece è il limitatore di sterzo, è questo componente che vedete montato qui davanti. Adesso è disabilitato, se io lo fissassi mediante le apposite viti, regolando queste due alette, posso decidere quanto sterzo fare al mio triciclo. Molto utile nel caso, ad esempio, che ci siano spasmi involontari, ad esempio, che potrebbero andare a far rischiare di avere appunto movimenti incontrollati, bruschi, che portano quindi a un utilizzo un po' pericoloso, diciamo, che potrebbe diventare pericoloso del triciclo. Nel frattempo controllo se ci sono domande. Arriviamo al punto più complesso, ma anche più bello, a mio avviso, della presentazione, quello riguardante la trasmissione del triciclo. Come vedete da questa scheda ci sono varie possibilità di trasmissione. Prima le leggiamo e poi dopo ve le spiego in pratica. Vedete trasmissione fissa, quindi quello che viene detto scatto fisso in gergo. Trasmissione con ruota libera e freno a retropedalata. La ruota libera è quella che siamo abituati a usare nelle normali biciclette. Il freno a retropedalata è un freno che, quando si mandano all'indietro i pedali, la bicicletta viene frenata da un apposito freno appunto a retropedalata. Trasmissione a ruota libera bloccabile sarebbe uno scatto fisso che però, per ad esempio alcune esigenze, può essere sbloccato per far sì che venga spinta la bicicletta senza che si muovano i pedali. Rapporti di trasmissione extra corti, vabbè, queste sono cose un po' specifiche, anche un po' poco usate. Un sistema misto che combina assieme sia la ruota libera che lo scatto fisso, e vari sistemi con cambi a 3 o 7 marce, addirittura cambio a 7 marce con freni a disco. Ora andiamo a vedere nello specifico, nel dettaglio, dal vivo, questa trasmissione. E lo faccio andando a ruotare la bicicletta. Allora, prendo la telecamera vicino a me. Vedete che sotto al triciclo c'è una... Scusate. Ok, sotto il triciclo c'è un bel po' di catene e accrocchi vari, perché questa è la condizione più complessa, è una condizione optional, ed è la condizione nella quale ci sono, diciamo, tre tipi di trasmissione in uno. Questo è reso possibile da un selettore, che è questo componente, che permette, a seconda di come viene impostato grazie all'apposito push-pull a 3 posizioni, permette di avere pedali completamente disinibiti, trasmissione a ruota libera o scatto fisso. Ora ve li faccio vedere in pratica. Adesso vediamo come è settata. Adesso vedete che il triciclo è a ruota libera, quindi se spingo in avanti e non pedalo, i pedali rimangono fermi. Se pedalo, va avanti, se retropedalo freno, ed ecco che a questo punto sorge un componente inedito. Grazie alla trasmissione brevettata da Schuchmann, una volta che io sono fermo, anche se ho una ruota libera, ok, da fermo, se retropedalo, posso fare la retromarcia, che è una cosa che si può avere anche nella trasmissione a scatto fisso, che adesso vi faccio vedere. Quindi scatto fisso, io vado in avanti, i pedali vanno in avanti passivamente, situazione molto utile per imparare a pedalare, perché una volta sistemato l'utilizzatore sulla sella posso spingere la bicicletta e far muovere passivamente i suoi arti per imparare a pedalare. Se con lo scatto fisso, se io pedalo all'indietro, vado indietro, cosa che invece con una ruota libera non posso fare. Però la ruota libera, dal punto di vista della pedalata, è una pedalata molto più fluida, una pedalata meno stancante, è una vera e propria pedalata. È anche vero che con la ruota libera, se sono seduto sul triciclo
con magari i miei pilastri posturali, i miei cinghiali posturali, eccetera, eccetera, sbaglio una manovra e magari mi trovo contro un marciapiede, normalmente dovrei chiedere aiuto per, diciamo, completare la manovra. Grazie, appunto, vi ho fatto vedere prima, ha la possibilità di avere la ruota libera con la retromarcia, questa cosa non succede più. Quindi si è completamente autonomi nell'utilizzo del triciclo. Anche perché può capitare il caso in cui, senza aver sbagliato manovra, mi trovo magari contro un ostacolo, un piccolo gradino, qualcosa del genere, con non forza sufficiente per superarlo. Ecco che allora posso fare qualche pedalata all'indietro, prendere un po' più spazio per avere un po' più inerzia e provare a scavalcare, diciamo, l'ostacolo che in prima battuta non è riuscito a oltrepassare. Questa è una cosa inedita e molto importante, che apre veramente le più svariate possibilità di utilizzo. Quello che vi dicevo della trazione disabilitata, diciamo, è il posizionamento di mezzo, che è questo qua, ovvero i pedali sono completamente disinibiti. Situazione comoda nel caso che io stia, ad esempio, spingendo la bicicletta magari per raggiungere il parco e non voglio rischiare che il mio spingere la bicicletta o venga ostacolato dalla persona che sta utilizzando il triciclo o addirittura rischi di andare, diciamo, a creare delle problematiche. Ad esempio, se sto utilizzando lo scatto fisso e spingo il triciclo, passivamente faccio fare dei movimenti agli arti che magari possono diventare troppo veloci e frequenti e vanno a stancare la persona che è sopra. Quindi, grazie a questo componente, posso disinibire la pedalata. Una cosa che mi sono dimenticato di far vedere prima quando parlavo degli accessori allo sterzo è il maniglione di guida posteriore. Lo vedete qua nella sua versione col collegamento alla ruota anteriore, ovvero situazione molto utile per la gestione dal punto di vista dell'accompagnatore. Come vedete, un maniglione posteriore collegato anteriormente allo sterzo che posso utilizzare per andare a dirigere da dietro l'utilizzatore. Cosa molto utile in svariati casi, forse il più eclatante dei casi è quello dell'ipovedente che utilizza il triciclo, che riesce tranquillamente a pedalare, però giustamente ha bisogno di qualcuno che lo indirizzi verso la corretta strada. Questo è uno degli svariati casi nel quale viene comodo, diciamo, questo tipo di accessorio per lo sterzo, volendo disponibile anche con il freno posteriore applicato sempre sulla manopola e che aziona i freni del triciclo. Bene, sono arrivato quasi quasi alla fine. Vedo un po' di commenti. Ok, vedo che i miei colleghi sono stati anche bravi a rispondere già alle domande. Ottimo. Arriviamo all'ultima parte, quella del Momo Motion. Che cos'è il Momo Motion? Momo Motion è l'e-bike di Schuchmann. Voi direte, ma scusa, ma è quella che ci hai fatto vedere prima? Sì, perché in realtà nulla cambia fra le Momo normali, quindi le Momo biciclette e tricicli muscolari, diciamo così, dalle Momo elettriche, se non il fatto che anteriormente è posto un motore da 250 watt della Heinzmann, marca tedesca che fa motori, diciamo, rudimentali ma molto prestanti e soprattutto che durano tanto nel tempo, conosciuta proprio per la sua affidabilità. Un motore anteriore perché sappiamo benissimo che molti di voi stanno chiedendo perché non un motore centromozzo. Sì, è vero, un motore centromozzo, soprattutto nell'ambito di biciclette da turismo e mountain bike, sta avendo più successo perché è più prestante. Non è stato applicato più un motore centromozzo perché voleva dire andare a stravolgere totalmente tutta la parte che ho appena spiegato, che è una parte secondo me molto più importante per questo genere di prodotto, relativa ai vari tipi di trasmissione possibile, ovvero
Questo motore non intacca in alcun modo la parte di trasmissione, di conseguenza io posso scegliere qualsiasi di quelle trasmissioni che io vi ho fatto vedere per il triciclo muscolare. A prescindere da quella scelta, io posso andare a applicare l'elettrificazione anteriore. Posso applicare relativamente, nel senso che posso andare a scegliere di avere la versione elettrica del triciclo o bicicletta Momo. La versione elettrica è disponibile da entrambe. È disponibile su tutte le misure a partire dalla misura 16, che è quella sopra il banco. Quindi ad esclusione della misura 12, che è la più piccolina e per ragioni di spazio nella ruota non sta il motore Heinzmann, dalla 16 in su si può andare, si può avere, diciamo, la e-bike di Momo. E-bike che è un bike abbastanza intelligente, nonostante sia, diciamo, rudimentale, come ho detto prima, perché il motore è gestito da una centralina, che adesso inquadro. Ah, faccio io così, siamo a distanza corretta. Una centralina che vedete qui, molto semplice, ora l'accendo. Una centralina che... nella quale posso selezionare l'assist, che è quello che vedete qui, tre potenze diverse, ok, da 0 assist arrivare fino a 3. L'assist però non è, diciamo, non ha un comando 0-1, quindi ho tutto o niente, è proporzionale in base a quanta forza agisco sui pedali. Perché? Perché all'interno del movimento centrale ci sono dei semplici sensori che captano quando e quanto io sto pedalando. Ecco che quindi, se anche ho la massima potenza, se pedalo piano mi dà non la massima potenza, se pedalo invece forte mi dà la massima potenza fino ad arrivare a 25 km/h. 25 km/h, che è una velocità importante, che è il massimo consentito per legge, che non è la velocità però che si può raggiungere se e nel caso, solo nel caso, che io voglia utilizzare l'acceleratore a manopola. Qui in questo caso è applicato, ma volendo posso non sceglierlo. In ogni caso l'acceleratore a manopola per legislazione è limitato a 6 km/h invece. Quindi anche se il motore stacca a 25 km/h, quindi se io pedalo riesco ad arrivare tranquillamente a 25 km/h con l'aiuto del motore, quindi 25 km/h nel quale anche il motore sta lavorando, con l'acceleratore invece arrivo ad essere limitato. Quindi quando uso solamente l'acceleratore io sono limitato a arrivare a 6 km/h. Un altro tipo di acceleratore invece è sempre presente, anche se la manopola, diciamo, d'accelerazione non viene scelta sul modello, è sempre presente nel tasto più della centralina, ovvero se io tengo premuto avanti, ecco che mi dà un piccolo spunto di partenza. È la classica aiuto di partenza o partenza in salita, che dir si voglia. Quindi io, se mi trovo fermo, bloccato e non ho la forza necessaria per iniziare neanche di un minimo la pedalata, posso usufruire dello starter, diciamo l'acceleratore di partenza, che è sempre presente su tutti i modelli elettrici. Ok. Io sono arrivato alla fine, direi, di questa presentazione. Non so neanche che ore sono, vediamo quanto ci ho messo. 15:20, un'oretta, dai, un'oretta scarsa. Sono stato abbastanza bravo. Spero di non essere stato troppo prolisso, spero di essere stato abbastanza interessante. E aspetto ancora qualche minuto, a vedere se arrivano qualche... se arriva qualche domanda, oltre a quella a cui hanno già risposto, vedo i miei colleghi. Una cosa che dico così da aggiungere, intanto, che giusto per aspettare un pochino, per nel caso non ci siano altre domande, un'altra cosa che dico, giusto perché rimane, intanto vedo bravo Fede, grazie. Ah, ecco, Fede, tasto dolente, il prezzo, ciao Daria, intanto ti saluto.
stavo aspettando infatti la domanda, ma non volevo per forza mettere le mani avanti io. Allora, i prezzi, beh, allora, come avete visto, ci sono un'infinità di variabili, quindi adesso dire un prezzo per tutti è complicato. Adesso vi do qualche idea comunque. Dico prima di tutto che i prezzi sono pubblici, li potete vedere in maniera dettagliatissima, quindi proprio da scheda d'ordine, come se fosse ad esempio un'automobile, quindi prezzo del telaio, prezzo delle componenti, eccetera, eccetera. La potete trovare nella nostra area download di Ottobock, oppure, ancora meglio, recarvi presso l'ortopedia di fiducia che distribuisce prodotti Ottobock. E sono, diciamo, un bel po' di ortopedie sul territorio italiano, quindi non farete fatica a trovarle. E potete recarvi da loro per avere informazioni relativamente a un'ipotetica configurazione del vostro triciclo. Vi suggerisco questo più che altro, mi riferisco agli utenti, perché guardare la scheda d'ordine senza conoscere il prodotto potrebbe darvi false speranze, nel senso che dà il prezzo del telaio, a seconda poi dopo come lo si configura con varie tipologie di accessori, si rischia di discostarsi molto. Quindi è sempre bene confrontarsi sulla scheda d'ordine con un tecnico che conosce, diciamo, il prodotto, quindi un tecnico di un'ortopedia a noi di fiducia. Per darvi un'indicazione, parlo di prezzi base, più o meno i prezzi sia per biciclette che tricicli si equivalgono. Siamo a un prezzo di partenza di 950 euro per il telaio più piccolino, quindi scusate, credo di aver già girato la telecamera, non ho girato, quindi ad esempio la 12 pollici, che è quello più piccolino lì, 950 euro. Il telaio invece della 16 pollici, che è la misura più grande da adulto, siamo a 1600 euro, su per giù, prezzi da Ivare. L'elettrificazione, che è diciamo l'optional che costa più di tutti, si parla di circa 2000 euro in più come optional da aggiungere. E poi dopo, ribadisco, ci sarebbe da perdere un'altra oretta a parlare di prezzi, configurazioni, eccetera, eccetera. Quindi è bene che diciamo, ognuno faccia la propria configurazione e veda qual è diciamo, il costo del dispositivo. Tenete presente che sono dispositivi medici registrati al Ministero, tenete presente che possono essere prescritti, almeno allo stato attuale delle cose, possono essere prescritti come triciclo. Possono essere aggiunti i codici, comunque presi dal nomenclatore tariffario, proprio perché è un dispositivo medico iscritto al Ministero. In ogni caso, parlo invece per i clinici e diciamo, i tecnici, o comunque le ortopedie, potete fare riferimento a me in persona per avere diciamo, notizie in merito più dettagliate o se avete bisogno di fare prove, valutazioni, eccetera, eccetera, potete tranquillamente contattarmi per fissare qui dopo un'eventuale prova o valutazione. I prezzi che hai dato sono sul telaio base, sì, esatto, i prezzi a cui mi riferivo era telaio base, e quelli poi dopo si aggiungono i vari accessori. Cosa stavo dicendo? Ah, che ok, prima di, sì, in parte l'ho già detto, prima di salutarvi completamente, aspettando che ci siano eventualmente, dato che c'è un po' di ritardo, vedo, sulle domande, dato dal tipo di connessione di mezzo, volevo appunto ricordarvi che questi dispositivi sono distribuiti da Ottobock Italia nel territorio, ma per avere informazioni riguardo potete comunque consultare le vostre ortopedie di riferimento nel caso siano diciamo nostri clienti, ma come vi ho detto è probabile che lo siano. E ok, vedo altri ringraziamenti, grazie a voi, grazie davvero per essere stati connessi con noi. Abbiamo fatto questo tentativo, speriamo che sia stata una cosa piacevole e più che piacevole, diciamo utile.
secondo me è un bel modo per rimanere connessi anche in un periodo in cui diciamo, non si può avere un contatto diretto di persona, personale, però per alcuni casi devo dire che rispetto ad altre presentazioni che vengono fatte invece al contrario in ambienti pieni di persone e quindi molto distanti dalla platea, in alcuni casi potete aver visto cose anche più da vicino in maniera più dettagliata. Quindi per quanto mi riguarda è stata una bella esperienza, spero lo sia stato anche per voi, ma da quello che leggo mi sembra di sì. Il video rimane salvato sul profilo di Ottobock Italia Facebook, lo potete ricondividere, lo potete utilizzare nel caso vi sia venuto in mente persone che potrebbero essere interessate a vederlo e informarsi riguardo. Penso non abbia limiti di salvataggio, nel senso che penso che rimanga salvato insomma, nel tempo. E quindi potete tranquillamente condividerlo come vi pare piace e come secondo voi è più utile. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di nuovo a nome mio, a nome di Ottobock Italia, a nome di Robby che era qui con me, ora è tornato alle sue faccende e ci tenevo a dire che comunque anche il servizio post vendita di Ottobock Italia rimane attivo, sebbene diciamo, con alcune limitazioni di orari. E vi ringrazio ancora, è stato piacevole per me, spero lo sia stato per voi. A nome di Ottobock Italia, saluti a tutti, forza e coraggio, che ci rivediamo presto in giro. Ciao a tutti!